Sono le 20:30 qui su Radio Agrigento e che gran serata targato mercoledì 24 febbraio 2016 e ovviamente devo ringraziare tutto lo staff che sta collaborando, chi cazzeggia col telefonino, chi è seduto a godersi lo spettacolo, quindi ringrazio comunque la nostra regia che è curata da Maria D'Agostino, poi ringraziamo anche Alfonso Rizzeri, poi anche Ninfa Leone, Angelica Maccarrone e Giusy Di Caro che insomma anche lei è espletato la sua funzione con la rubrica, insomma, espletato, esatto, ecco, hai fatto il tuo bel compitino. Espletato ricordiamo che significa hai compiuto il tuo compito, ma adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare musica, dobbiamo continuare a vivere gli eventi che proponiamo solitamente a Che Gran Serata, e allora accogliamo con un applauso questo gruppo, questa band che arriva da Palermo, Le Mele di Eva, buonasera! Buonasera, viaggiato bene? Hai fatto un bel viaggetto per arrivare qui? Sì, un bel viaggetto. Ecco, alle tue spalle abbiamo invece Floriana Spanò e poi anche il nostro amico Michele Orlando alla chitarra, infatti. Allora, Gaia, le mele di Eva, perché questo nome? Lo sapevo che mi avete fatto Sì, questa eh? Eri preparata, dimmi un po', perché siamo curiosi, le mele di Eva. Allora, vuoi la vicenda fantasiosa o quella reale? Mettiamoci un po', così almeno Allora, riempiamo. la vicenda fantasiosa narra che Eva ci apparve in sogno dicendoci che ci dovevamo chiamare le mele di Eva. In realtà è una cosa molto più banale. Io e Michele quest'estate, morti dal caldo, eravamo in mezzo al traffico a Palermo, bloccati nelle macchine. E allora pensavamo a questo nome, ma come ci chiamiamo? E a un certo punto lui ha detto: ma guarda, potremmo chiamarci la mela di Adamo. E io gli ho risposto: no, scusami, le mele sono di Eva al limite, e comunque sono di più perché siamo in tre, per cui le mele di Eva. E non sappiamo quello che abbiamo fatto, anzi lo sappiamo benissimo. Bene, le mele di Eva è una band che insomma nel suo percorso artistico è concentrato sulla musica jazz in Sì, particolar modo, assolutamente, sì, è il no? nostro Siete tutti degli percorso. amanti della musica jazz. Sì, noi studiamo questo genere, ovviamente c'è un percorso di musicisti anche in maniera, diciamo, una professione che va anche oltre il jazz, perché appunto Michele per l'appunto è un po' di strumentista. Si trova in tante situazioni a suonare anche altri generi, quindi per esempio la musica antica, la musica folk, però appunto in questo momento si sta dedicando allo studio della musica jazz al conservatorio, tramite questo gruppo portiamo fuori quello che è il frutto dei nostri studi. La stessa cosa a Floriana, anche lei una polistrumentista che è appunto, tra l'altro noi vantiamo tanto perché è una trombonista donna, che è molto raro da trovare, Infatti, e per noi questo è anche un modo, diciamo, anche diverso di presentarci. Questo. ecco, io vorrei fare intervenire magari anche Floriana, se mi Esatto, permette prego. anche di fare qualche domanda Sì. a lei, che insomma nel backstage iniziale ha preparato lo strumento, quindi tra un po' la sentiremo anche in action insieme agli altri due. Floriana, intanto un augurio te lo facciamo perché oggi hai preso un bel voto e penso che anche qui ti comporterai alla Però non stessa era maniera. jazz, era musica antica. Era musica antica, musica antica. Insomma, da quanto tempo siete insieme come gruppo? Come gruppo un annetto, sì. Però diciamo che ci conosciamo già da prima, già un pochettino suonavamo per i fatti nostri alle feste quando ci jam session più che altro così. E poi è nata l'idea di fare un gruppo, di metterci insieme, sì, un progetto e cominciare realmente a suonare assieme, non solo per Una divertirsi. curiosità, come mai nasce la passione per la trombonista? Per il Per trombone? il trombone, Perché infatti. gli altri strumenti erano finiti. Avevano tutti i nomi, allora l'unico che è rimasto da prendere da lei è stato il No, mi basso. piacciono le note basse. Ah, ecco, Sì. infatti, E quindi il trombone, perché il è trombone. l'unico strumento che è rimasto, diciamo Sì, così. come note Beh, però basse. comunque ti piace, è una Sì, passione sì. che è uno strumento che hai iniziato ad amare, a conoscere.
e quindi lo hai prettamente fatto tuo? Sì, sì, bene. Ormai sì. Bene, bene. Vogliamo sentire anche Michele che insomma ha appena terminato di sistemare il tutto, quindi dobbiamo dire grazie di questo suo ulteriore lavoro, non solo, insomma, hai dovuto mettere tutto a posto e quindi Michele, questa passione anche tu per la musica jazz come nasce? Dallo studio, cioè la musica jazz è lo studio dell'armonia, quindi siccome la musica è armonia, tutto è subordinato all'armonia, la tecnica serve per riuscire a suonare i concetti che uno studia, elabora, tutto qua. Invece posso dirti una cosa che loro non ti hanno detto, sì. È curiosa, forse ti interessa più, meglio non parlare di armonia, ma siamo praticamente in famiglia, fra parenti. Ah, sì. Familiare. Sì, bello. Difatti Gaia è la ragazza del cugino di Floriana che è la mia ragazza. L'ho detto che ciò che hai fatto. Non è si avvicina. Comunque diciamo che le prove sono molto divertenti alla fine perché si concludono con una russuta. Certo. La regia ti guarda e apprezza ciò che dici. Perché sappiamo bene che siete la stessa zona. Insomma, ma il ridge della situazione chi è? Il ridge, visto che si parla di ridge. Ridge beautiful. Chi è? Non guardo televisione. Non guarda televisione. È meglio sentire la musica. A proposito di questo, Gaia torna con noi per raccontarci adesso invece cosa sentiremo per partire, per iniziare a riscaldare l'ambiente. Allora, le mani di Eva, oggi ti propongono tre brani, speriamo di arrivare a farli tutti e tre, sono appunto tre brani che noi portiamo sempre in giro nei nostri concerti e praticamente attraversano diverse fasi della storia del jazz. Uno è uno swing molto conosciuto, è veramente uno dei più antichi che è stato interpretato dalle più grandi cantanti della storia del jazz e si chiama All of Me. E poi a seguire ti faremo sentire un brano che invece è strumentale, dove la voce non canterà un testo, ma appunto anche lei con la voce, insomma, si chiama Nardis. E poi alla fine, questo insomma dobbiamo ancora pensare se faremo l'Alabai Berlin, che è un altro swing, che però noi abbiamo arrangiato in una maniera del tutto nostra. Così, e poi ti abbiamo portato il nostro inedito. Esatto, che sentiremo alla fine. Esattamente. Quindi, facciamo un medley oppure diciamo partiamo con un primo brano e poi. Come vuoi, guarda, noi siamo. Ti facciamo sentire All of Me, sì. Ok. Sì. Le mele di Eva su Radio Vina Grigento, a che gran serata. Accogliamole con un applauso. Take out my feet, shiver, never, 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 never
Domani il primo che abbiamo sentito molto bello, molto ritmato, devo dire, per il genere, perché il jazz è bello da apprezzare anche per le sue sonorità che possono essere intense, calme, ma anche ritmate. Questo un po' mi ricordava il diciamo un genere stile proprio americano, da dove nasce appunto la è proprio un brano di quel periodo. E quindi insomma forse la musica degli anni 40, 50, sì, ecco, quindi abbiamo molto apprezzato questo brano. Cosa sentiamo invece adesso? Adesso sentiamo un altro brano che si chiama Nardis, che appunto è stato anche questo arrangiato e diciamo interpretato dai più grandi musicisti jazz. Però una delle versioni più importanti è quella di Miles Davis. Adesso insomma vi facciamo sentire la nostra. Benissimo, un grande calibro che lo sentiamo con Le mele di Eva. Grazie. Thank you.
dicevo, anche ad aggiornare quello che avviene grazie al nostro, alla nostra pagina ufficiale di Facebook, dove vengono postate in tempo reale gli avvenimenti che viviamo. Insomma, le mele di Eva ci stanno emozionando tantissimo con questa grande musica, che dobbiamo dire molto fine, molto delicata, molto lavorata, e quindi professionalmente siete molto preparati. Complimenti. Grazie mille. Adesso dovremo anche sentire qualcos'altro, per poi vorrei anche sentire la novità in assoluto che ci presentate qui sulla Rinalito. Sì, sì, è Rinalito che poi aprirà il nostro primo album, che è in lavorazione, che speriamo uscirà già quest'estate. Bene, allora invece adesso cosa sentiamo? Adesso sentiamo Lullaby, sì? Ok. Yes. Okay. Sentiamo Lullaby Borland, che è un altro brano di quel periodo, diciamo, proprio del jazz classico, no? Quello proprio dei Broadway, di esatto, questi, dell'America, dell'America tempo, nera, dove appunto si poteva incontrare in qualsiasi locale, nightclub, si sì, poteva sì, incontrare Miles Davis, appunto, piuttosto che Chas Mingus, così. Diciamo adesso ti facciamo sentire appunto questa versione, che però è assolutamente molto molto personalizzata da noi. Certo. E quindi insomma, impronta vostra, ecco, anche per essere differente da quello che poi l'originale, quindi anche bello avere qualcosa che poi avete un po' di. Diciamo che il jazz è proprio questo, il jazz è proprio un'esplorazione della musica, diciamo, non ti senti soddisfatto finché non hai veramente creato la tua versione delle cose, perché è proprio una ricerca il jazz. È uno studio che però ti deve portare a scoprire delle cose nuove, che è un po' la meraviglia della musica. E noi siamo contenti di scoprire quello che ci proponete. Grazie. A che gran serata, le mele di Eva. Thank you.
Qui che ci avete concesso. La prima volta. Grazie, in assoluto, è una primizia questa, una primizia. Come le meglio, una primizia. Bene, facciamo un breve stacco pubblicitario e ritorniamo tra poco a che gran serata. E allora ci siamo, le 9 e 5 minuti, io non sento nulla in cuffia, però va bene, penso che dalla regia mi danno ok che tutto è a posto, siamo in diretta e quindi che dirvi, io sono veramente emozionato e contento di aver avuto questa band palermitana che è venuta a trovarci qui sulla Rina Grigento, che gran serata per raccontarci della loro musica. Volevo chiederti Gaia, inerente a questi arpeggi della voce, insomma c'è una preparazione dietro a questo, cioè non penso sia solo un'improvvisazione, ma comunque uno e l'altro credo, no? Sì, allora sì. Avvicinati anche qua così non metti i microfoni con i ragazzi. Molto brevemente, perché sì, la questione certo. È molto lunga. ti faccio un piccolo sunto. In sostanza quelli che tu hai sentito sono degli brani standard.
si chiamano così perché hanno una struttura che permette durante l'esecuzione di fare diciamo delle parti cantate che si chiamano obbligati, che appunto sono scritte per come sono, e poi si ripete, il jazz ha proprio questa particolarità, che si ripete di nuovo la struttura però con l'improvvisazione. Ma l'improvvisazione non è a caso, perché certamente segue l'armonia della canzone, per cui ovviamente chiunque improvvisa deve seguire questo schema, che poi ovviamente prende le note, prende il colore di quello che tu sei veramente, no? Quindi non c'è niente a caso, è tutto molto preciso. Ora, nel mio caso è un lavoro molto di orecchio, perché io, diciamo, sono fortunata nel senso che riesco a studiare e a entrare in questo mondo jazzistico perché ho questa fortuna di ascoltare tanta musica. Ci vuole tanto orecchio. Ci vuole molto orecchio, però certamente c'è molto studio anche, per cui non è solamente orecchio, e soprattutto io sono veramente un esempio piccolissimo di quello che si può fare con la voce, perché si possono fare molte, molte più cose. Però già nel tuo piccolo dai una resa non da poco, devo grazie dire. Quindi, insomma, Floriana, insomma, hai vissuto una serata, spero, piacevole, sì, nell'intenso, diciamo, quello che la tradizione propone, no? Quindi la musica è proprio, insomma, la vostra vita, tra virgolette, sì, per i musicisti, si sa, non è solo un lavoro, ma è una passione. Certo. Ci sono dei progetti per questo 2016, possiamo già dire qualcosa? Se a c'è, parte l'album? Beh, no, parliamo dell'album che dovrebbe, insomma, vedere la luce quando? Speriamo quest'estate. Ecco, quindi quest'estate, sì, speriamo di avere, sì, questo però album. Però appunto non ci siamo ancora dati delle scadenze precise, perché stiamo lavorando proprio sui brani. È una cosa che prenderà del tempo, chiaramente, e quindi appunto non ha, nessuno ci insegue, nessuno ci rincorre. Certo. Siamo assolutamente indipendenti, per cui tutto quello che produciamo in questo momento è assolutamente nostro e, diciamo, non abbiamo fretta di correre. Abbiamo molta fantasia, quindi ci viene abbastanza semplice. Esatto. Bene, anche molta conoscenza armonica. Io prima ti sento sicuramente. Io un'ultima battuta, Michele, per poi tornare ancora con Gaia e chiudiamo, perché siamo proprio ormai anche andati oltre time. Michele, insomma, questa sera siete anche protagonisti in una zona del nostro territorio, quindi sarete qui a Favara, sì, per cui sì, saremo in un locale. Sì, 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 Officine Mac. Officine Mac. Salutiamo gli amici dell'Officine Mac, dove sarete protagonisti. Venite numerosi, perché non torniamo più altrimenti. L'ho detto con una faccia così curiosa, merita un applauso. No, no, beh, sicuramente verranno ad ascoltarvi, perché è veramente un gruppo che merita, ha avuto il piacere di conoscere. Pensate, è stata una conoscenza così strana, perché ho fatto gli auguri di compleanno a Gaia e mi ha cazziato, ragazzi, mi ha cazziato, non è possibile, è incredibile. Speravo che non lo dicesse. Invece no, dobbiamo un po' mettere in, come dice, i panni sporchi di lavoro in famiglia, invece noi qua siamo una grande famiglia, l'abbiamo lavata. Diciamo che da un malintenso è nata una bellissima conoscenza. Pensate, il classico auguri, la classica bacheca degli auguri. Buon compleanno. Allora ha detto, ma perché mi mandi gli auguri? Insomma, sei un artista, insomma, noi come artisti proteggiamo tutti, siamo tutti per chi è che ama fare musica. Volevo chiederti un'ultima cosa, se mi davi un accenno di questo brano che andremo a sentire, che è un'esclusiva. Sì, per, assolutamente. Per noi. Sì, sì, sì. Allora, è il primo brano del nostro album. L'album si chiamerà Nelle di Eva, proprio perché è la nostra prima opera. Questo brano invece si chiama L'uomo a metà ed è in italiano, molto bene. Nel senso che abbiamo scelto proprio di parlare la nostra lingua. Ovviamente lo sentirete, non devo dire molto, l'unica cosa che posso dire è che è uno specchio un po' della nostra società contemporanea, però in modo ironico. Ho voluto scherzare con questa figura dell'uomo che si contraddice, e quindi l'ho chiamato a metà perché in realtà gli manca qualcosa. È un uomo a metà, anche ironicamente, perché in realtà l'uomo potrebbe essere completo. Solo se mi sento un po' tirato in ballo, chissà come mai, Michele, dammi una mano qui, insomma, ce l'hanno un po' con noi. Il testo l'ha scritto lei, io me ne lavo, ho fatto le musiche. Lui ha scritto la musica, sì. E
la faccia di Michele in questo caso invece diceva che comunque con le parole proprio non è d'accordo magari, no? Io ho difficoltà di comunicazione con le parole, preferisco utilizzare la musica e lasciare la competenza sua. Ovviamente per uomo stiamo parlando del genere umano, non uomo donna. Meno male. Abbiamo fatto le battute. Allora, volete salutare qualcuno perché siamo ai saluti finali? C'è qualcuno che volete salutare? Non so, mi stanno seguendo da Palermo. Certamente. Abbiamo portato la macchina, grazie mille, nostro artista, manager ogni tanto. No, in realtà io vorrei salutare gli alunni della scuola, io sono anche una maestra, che stamattina ho avvisato, andate a sentire la maestra in radio, per cui adesso loro sono sicuramente collegati con noi e così li saluto. Bene, noi invece vi facciamo un grosso saluto e un ringraziamento veramente doveroso per quanto avete fatto, avete accettato il nostro invito, siete venuti da Palermo sin qui per condividere con noi una bella esperienza radiofonica, quindi ma grazie mille a voi della ospitalità, assolutamente. Volevo dirvi l'ultima cosa promozionale, cercateci su Facebook, abbiamo una pagina dove ovviamente teniamo sempre aggiornato tutto il nostro percorso musicale, dalle date dei live a tutti i lavori che facciamo insieme, e poi anche un canale YouTube dove appunto potete iscrivervi e via via sentirci. Chi viene a sentirci avrà un omaggio. Chi viene a sentirci avrà sempre in omaggio una mela, perché noi regaliamo le mele biologiche, salutarie ai nostri fruitori, quindi... Grazie a voi, allora salutiamo con un grosso applauso le mele di Eva che sentiamo adesso con l'uomo a metà, la loro novità musicale. Grazie. Ragazzi. Seria che ci sia.